Maurizio Molinari, essendo stato inviato per la stampa a Gerusalemme per parecchio tempo, ha seguito da vicino tutte queste vicende, è un grande esperto, anche ha scritto questo libro, Jihad, guerra all'Occidente. E poi abbiamo Bardazzi, che è qui con noi, anche lui lo ringrazio, che l'ho invitato anche per fare le domande al direttore della stampa, anche perché è più esperto di me in materia e quindi possono fare un dialogo, diciamo, più adeguato. Ecco, io la ragione di questo incontro, abbiamo fatto altri incontri sull'Islam, su questa situazione di difficoltà che si sta vivendo e diciamo che mi ha colpito leggendo sulla stampa il numero di morti fatti dal terrorismo dopo le Torri Gemelle, 150.000, un numero che mi ha lasciato veramente senza parole e anche appunto il suo libro si intitola Guerra all'Occidente, però non sembra che ci sia una percezione di guerra. Allora, questa sera noi vogliamo capire di più, anche perché come comunità parrocchiale, cittadina, desideriamo interrogarci sui temi fondamentali che ci toccano più o meno da vicino e aprirci al mondo. E lascio la parola a Bardazzi, grazie. Sì, grazie, buonasera. Io sono qua a fare da provocatore per il direttore Molinari per stimolarlo su vari temi. Velocemente vorrei solo introdurre, io sono ex giornalista, adesso mi occupo di comunicazione aziendale, per un po' di anni abbiamo lavorato insieme e questo è il motivo per cui siamo qua insieme. Voi avete una grande opportunità stasera perché credo che ci siano poche persone esperte degli scenari mondiali come Maurizio Molinari, in Italia per il percorso anche che ha fatto prima di diventare direttore del giornale di questa città. Noi ci siamo incrociati a New York, all'inizio degli anni 2000 e proprio a New York insieme per testate diverse abbiamo seguito gli attentati alle Torri Gemelle. Come diceva Don Attanasio, è un po' da lì che si può partire perché dagli attentati alle Torri Gemelle ad oggi quella cifra che veniva data è spaventosa, ma dagli attentati alle Torri Gemelle ad oggi sono successe tantissime cose. Maurizio Molinari le ha raccontate per anni per la stampa come corrispondente dagli Stati Uniti, poi si è trasferito in Medio Oriente e ha raccontato per molto tempo dal Medio Oriente, da Gerusalemme, ma un po' da tutto il Medio Oriente, dal vivo anche ciò che osservava prima magari dagli Stati Uniti e che invece poi ha vissuto in prima persona in questi ultimi anni e adesso da gennaio, se non sbaglio, è direttore della stampa. Allora, la prima domanda, direttore, te l'ha praticamente già posta Don Attanasio, questa cifra enorme, ma dietro questa cifra, partendo un po' anche da quello che è il titolo dell'evento e il titolo del tuo libro, che tipo di minaccia reale pone all'Occidente la situazione che stiamo vivendo? Poi magari scendiamo nel dettaglio dei vari luoghi, dei vari paesi. Grazie Marco, grazie Don Attanasio, grazie a tutti voi di essere qui. Mi scuso con tutti voi e con ognuno di voi singolarmente per il ritardo con il quale sono arrivato. E i 150.000 morti avvenuti dall'11 settembre del 2001 fino a oggi sono il risultato di un'ideologia totalitaria che corrisponde al nome di jihadismo, che si origina dall'interno del mondo arabo-musulmano e che punta a dominarlo. La maggioranza delle vittime sono musulmani, avvenute in paesi musulmani, perché questo movimento ideologico punta a dominare questo mondo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'ideologia politica a sfondo religioso, che si origina dal pensiero di Hassan el-Banna, un pensatore egiziano che nel 1928 fonda il movimento dei fratelli musulmani.
il motivo per cui fonda questo movimento è che 4 anni prima, in Turchia, Atatürk, il fondatore della Turchia moderna, abolisce il califfato. Il califfato è quell'istituto giuridico e politico che si è trasmesso all'interno del mondo musulmano sin dall'indomani della morte del profeta Maometto, per indicare il diritto alla successione di Maometto. Varie città, varie nazioni, vari paesi sono alternati nella sede del califfato. L'ultima, in ordine cronologico, nel 1924 è la Turchia. Dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale, Atatürk abolisce il califfato. Atatürk, come tutti voi sapete, è il demiurgo, il creatore della Turchia moderna. Lo fa come evento spartiacque fra il passato e il futuro, sceglie la modernizzazione, vuole una repubblica moderna, in sintonia con quanto sta avvenendo in quel momento nel mondo, e abolisce il califfato. La reazione degli ambienti più conservatori dell'Islam in quel momento si esprime con Hassan el-Banna. Hassan el-Banna dice: è una grande violazione, è una violazione del pensiero e dell'identità islamica, bisogna reagire e fare il contrario di Atatürk, non sposare la modernità, non armonizzare la modernità con l'Islam, ma rigettare la modernità. Da questo pensiero, da questi scritti, si originano tutta una serie di gruppi e movimenti di ispirazione islamica che arrivano fino a noi. Il termine più comune con il quale vengono definiti è quello di fratelli musulmani, anche se bisogna essere molto prudenti, perché all'interno dei fratelli musulmani ci sono interpretazioni diverse di questo pensiero originario di Hassan el-Banna. Quello che noi sappiamo è che nel 1998, quando viene creata la moderna Al-Qaeda, grazie a un patto fra Osama Bin Laden e Ayman al-Zawahiri, leader della Jihad islamica egiziana, la base ideologica e teologica è la stessa di Hassan el-Banna. Ayman al-Zawahiri è portatore del patrimonio dei fratelli musulmani egiziani, che si rifanno alle tesi di Hassan el-Banna, e le porta in dote a Osama Bin Laden, che invece è un combattente, un guerrigliero che vuole sì combattere l'Occidente, ma che non ha un'ideologia. Al-Qaeda si afferma in Afghanistan come forza combattente, inizia a compiere attacchi efferati contro obiettivi occidentali come le ambasciate americane in Africa orientale, e riesce l'11 settembre del 2001 a colpire gli Stati Uniti, causando circa 3.000 vittime, continuando poi a colpire in Europa, a Londra e in Gran Bretagna. Cosa avviene? Avviene che in seguito all'attacco agli Stati Uniti c'è una reazione del mondo occidentale contro Al-Qaeda, guidata dagli Stati Uniti, ma non solo. Il risultato di questo è che Al-Qaeda subisce gravi smacchi militari. I suoi leader vengono eliminati, le sue cellule vengono bersagliate, e Al-Qaeda come organizzazione strutturata perde l'Afghanistan come base operativa, perde il nord dell'Iraq come base operativa, e di fatto si trova relegata solamente nello Yemen. Cosa avviene però? Che molti degli elementi che appartenevano ad Al-Qaeda si riorganizzano e si riraggruppano attorno a un nuovo personaggio. Questo personaggio si chiama Abu Bakr al-Baghdadi, che è un seguace di un altro jihadista che si chiamava Abu Musab al-Zarqawi, lead, che era stato leader di Al-Qaeda in Iraq. Quindi la vecchia Al-Qaeda sostanzialmente subisce sconfitte militari, si ritrova prima in Iraq attorno ad al-Zarqawi e poi attorno a questo esponente del clero sunnita della città di Samarra, personaggio da un profilo politico e teologico molto basso, attorno al quale si ritrovano
tutta una serie di personaggi che provengono da Al-Qaeda e da altri gruppi jihadisti. È attorno a questo nucleo che si ricrea il jihadismo, che era da un punto di vista operativo aggressivo ed efficace, che era prima seguace di Bin Laden, e continua a colpire tanto e soprattutto all'interno del mondo musulmano, anche in Occidente, e in più aggiunge il progetto statuale, ovvero l'ambizione di creare uno Stato basato su questa ideologia jihadista. Rispondendo e concludendo la prima risposta, quindi a causare i 150.000 morti è una fonte precisa. E stiamo parlando di un'ideologia che risponde all'intento di rifiutare la modernità all'interno dell'Islam, imponendo soprattutto questo approccio totalitario ai musulmani, e quindi colpendo, uccidendo e facendo strage anzitutto dei musulmani che non si vogliono sottomettere al jihadismo. Per questo la maggioranza dei 150.000 morti sono musulmani. Credo che tu abbia stabilito un record, perché in 8 minuti hai fatto un quadro di quasi un secolo di storia assolutamente perfetto e completo. E allora però vorrei portarti più sul terreno e su singole realtà per provare a approfondirle, dato questo quadro generale che mi sembra assolutamente chiaro ed estremamente legato agli eventi e attuale. Proviamo a scendere su alcuni terreni. Vorrei partire dalla Siria. Tu oggi hai messo in prima pagina sulla Stampa la foto di un bombardamento in un campo profughi, che cioè ormai la Siria ci ha abituato tragicamente un po' a tutto, però forse ancora un bombardamento in un campo profughi non l'avevamo visto. Pochi giorni fa c'è stato un attacco ad Aleppo, dove sono morti moltissimi bambini, nella parte di Aleppo che è sotto il controllo delle truppe governative. Sembra un orrore che continua a non aver fine. Ecco, la Siria è il luogo principale dove la realtà che tu hai descritto, quella nata intorno al Baghdadi, è andata poi a radicarsi. In teoria in questi giorni staremmo dibattendo di una possibile tregua, di cui però non è che si vedono tantissimi segni. In Siria il caos è grande. Aiutaci a chiarire o a cercare di immaginare quale può essere anche un exit strategy e qual è comunque la situazione attuale. Per tentare tutti noi di avvicinarci a quanto sta avvenendo in Siria, bisogna partire dalla cartina del Medio Oriente che tutti noi abbiamo in mente. L'abbiamo vista sui libri di storia, sui libri di geografia, nelle aule di scuola, in televisione. Quella cartina politica con quegli stati in gran parte non corrisponde più alla verità. Una buona dose di quegli stati non esistono più. La Siria non esiste più, l'Iraq non esiste più, lo Yemen non esiste più, la Libia non esiste più, la Somalia non esiste più. Ovvero, se voi andate sul territorio di questi paesi, voi non trovate un governo, un parlamento, delle forze di sicurezza, dei servizi pubblici, una struttura statuale. Questo per l'impatto che la rivoluzione jihadista, l'impatto di questo movimento rivoluzionario violento ed egemonico, sta avendo in più nazioni arabe. Quella più sconvolta da questo processo sicuramente è la Siria. In Siria i jihadisti sono presenti con più organizzazioni. È presente ISIS, che è lo Stato islamico di Abu Bakr al-Baghdadi, del quale parlavamo prima, è presente al-Nusra, che è un'espressione della vecchia al-Qaeda, e sono presenti almeno un'altra dozzina di organizzazioni che combattono fra loro, attenzione, per il predominio del filone jihadista, ma anche contro i loro avversari,
ovvero contro il regime di Bashar Assad, contro i curdi e contro le forze russe che sostengono il regime di Bashar Assad. Questo conflitto è interessante e vale la pena spendere 10 minuti per approfondirlo, perché ci apre una finestra su quanto sta avvenendo anche negli altri paesi arabi che non esistono più. È la decomposizione degli stati nazionali arabi. Gli stati nazionali arabi, la cartina che tutti noi abbiamo in mente, è fondamentalmente frutto della fine dell'impero ottomano alla fine della prima guerra mondiale e della decolonizzazione alla fine della seconda guerra mondiale. La dissoluzione del potere del sultano e il ritiro degli imperi coloniali europei, anzitutto la Francia e la Gran Bretagna, hanno portato alla nascita di stati nazionali arabi. Il problema è che questi stati nazionali arabi, sostanzialmente a partire dagli anni 50, la decolonizzazione, metà degli anni 50 la decolonizzazione era completata, questi stati nazionali arabi da allora sono stati in genere, salvo alcune eccezioni, ma in genere governati da elite locali che non hanno operato nell'interesse delle loro popolazioni. Cioè non hanno investito nell'educazione, non hanno investito nella ricerca, non hanno investito nei servizi pubblici, ma hanno sostanzialmente accentrato il potere in piccoli gruppi, in clan familiari. Tutto questo ha portato le popolazioni locali a non riconoscersi nei leader che le governavano, in misura ovviamente diversa da nazione a nazione, ma è stato un processo molto diffuso. Il risultato di questo è che ci sono state tutta una serie di rivolte all'interno di questi paesi che hanno avuto più o meno successo. A partire dal 2011, la cosiddetta stagione delle primavere arabe ha iniziato ad avere successo, ovvero è riuscita a iniziare ad abbattere alcuni di questi regimi. Cosa è avvenuto? Che nel momento stesso in cui sono iniziati a cadere, in pochi casi, anzi forse nell'unico caso che nella Tunisia, hanno portato a sviluppi di società più liberali, più tolleranti, con parvenze democratiche molto simili alla nostra, ma nella maggioranza dei casi hanno portato all'affermarsi di forze di ispirazione jihadista. Queste forze di ispirazione jihadista sono quindi adesso protagoniste della dissoluzione degli stati arabi nazionali. Ed è un evento traumatico in un arco di territorio che si estende per 9.000 chilometri dallo stretto di Gibilterra ai confini con l'India, perché gli stati nazionali arabo-musulmani sono stati per un secolo la garanzia principale della stabilità in questi paesi e anche molto spesso di equilibri locali che hanno garantito le minoranze, a cominciare dai cristiani. Non è un caso che molti dei protagonisti della stagione del nazionalismo arabo sono stati dei cristiani, perché i cristiani hanno visto nell'affermarsi di un'idea nazionale, ovvero mutuata dalla cultura europea, un momento di possibile parità di diritti all'interno del mondo musulmano con i musulmani. Nel momento stesso in cui il nazionalismo arabo inizia a dissolversi, gli stati implodono, ritorna il jihadismo. Questo è quanto sta avvenendo. Il nazionalismo arabo è in discesa e risale l'identità islamica. Le prime vittime di questo processo, sicuramente da un punto di vista numerico, sono i musulmani, perché vedono indebolire la loro identità nazionale e anche perché sono il maggior numero di vittime fisiche, ma il secondo e più importante anche per noi che viviamo in Occidente vittime sono i cristiani. Io devo dirvi che per aver vissuto negli ultimi anni in Medio Oriente, di aver avuto il privilegio di parlare con molti dei religiosi, dei sacerdoti che hanno vissuto e che vivono ancora il trauma di quanto avviene nelle comunità cristiane in molti paesi del Medio Oriente, ma soprattutto in Siria, i racconti che loro fanno sono agghiaccianti. L'entità e il tipo di violenza che viene esercitata sui cristiani che vivono in Siria e in Iraq da parte dei gruppi jihadisti
è molto spesso superiore alla nostra capacità di ascoltare. Di tutto questo, senza emozione, con ragionevolezza, dobbiamo essere consapevoli, perché ripetendo quello che a me è stato detto, più noi ne sappiamo, più noi li possiamo aiutare. Alcuni dei frati francescani che fanno di fatto la spola fra la Siria e i paesi confinanti della Siria, e che lo fanno al costo, mettendo a rischio la propria sicurezza, per dare un minimo di sostegno non solamente religioso ma umano alle comunità cristiane che ancora in qualche maniera sopravvivono, hanno portato fuori dalla Siria racconti del tipo di quanto ad esempio è avvenuto in un piccolo villaggio nella valle dell'Oronte, diciamo 18 mesi fa, dove quando è arrivato un gruppo jihadista, la prima cosa che ha fatto ha convocato il frate francescano che era presente sul terreno e gli ha detto: noi vogliamo tutti i nomi delle famiglie cristiane. E è stato convocato dall'emiro, in questo caso il gruppo jihadista dipendeva da Al-Nusra, e l'emiro gli ha detto: io voglio adesso su questo pezzo di carta tutti i nomi delle famiglie cristiane. Stava rischiando la sua vita e lui ha dato i nomi delle famiglie cristiane. A questo punto che cosa è successo? Che l'emiro ha ordinato ai propri jihadisti, prima di andare nelle due chiese di questo piccolo villaggio e poi in tutte le singole case dei cristiani. Qual è stata la missione che l'emiro ha dato ai suoi jihadisti? È stato quello di annullare, demolire, oscurare ogni espressione esteriore, ogni simbolo esteriore dell'identità cristiana. Nel caso delle chiese questo ha comportato la distruzione di ogni tipo di oggetto sacro, seduta stante, dentro ognuna delle due chiese, alla presenza del religioso cristiano, che doveva essere testimone della distruzione degli oggetti sacri. Perché ci deve essere la distruzione dell'oggetto sacro e l'umiliazione del religioso. Dopodiché sono andati nelle case e hanno ripetuto la stessa cosa dentro le case di ogni singola famiglia. Sono andati alla ricerca di ogni singolo crocifisso dentro ogni singola casa. Non so se mi spiego. Poiché si tratta di contadini e sono contadini siriani con un'esperienza di dominazione e sopportazione della dominazione, alcuni di questi contadini, avvertiti prima, probabilmente dagli stessi religiosi, hanno creato degli anfratti nei muri. Hanno messo i crocifissi dentro, o le statue, le hanno coperte col gesso, mettendo della pintura in maniera da rendere impossibile l'identificazione di questi oggetti. In alcune case questo ha funzionato, e quindi praticamente anche oggi, mentre noi stiamo parlando, questi fedeli cristiani vivono nelle loro case con gli oggetti sacri murati per proteggerli dalla distruzione. Ma in altre case quello che è successo è che per qualche ragione i jihadisti hanno capito quello che era successo e hanno iniziato a demolire le pareti per cercare gli oggetti sacri. Ci ho spiegato? Ora, cosa avviene? Che in alcuni di questi villaggi la gente sceglie di rimanere in una situazione obiettivamente di grande pressione psicologica, ma in altri casi la gente sceglie di andare via. Allora, chi va via che cosa fa? Si dirige verso la costa mediterranea della Siria,
che è la zona di Tartus e Latakia, che è in mano al regime, e dove i cristiani si sentono più al sicuro perché i jihadisti stanno dall'altra parte della barricata. Cosa avviene però? Che quando i cristiani arrivano nelle zone urbane che si trovano sulla costa, obiettivamente vanno in queste città come Tartus, Latakia ed altre, che sono già abitate, cioè c'è la popolazione locale. Stiamo parlando di migliaia di persone che arrivano. E questi qui, che sono in gran parte alawiti, cioè appartengono alla stessa etnia della famiglia degli Assad, seguaci del regime, non hanno alcuna intenzione di far accedere le famiglie cristiane alle loro scuole, ai loro ospedali, ai loro negozi. Quindi praticamente nelle zone periferiche di queste città si creano delle grandi tendopoli dove vivono i cristiani. Queste famiglie da una parte sono contente per essere fuggite alla persecuzione da parte dei jihadisti e dall'altra hanno problemi molto oggettivi, come ad esempio mandare i figli a scuola, perché le scuole non li accettano, perché le scuole sono colme, o almeno così affermano le autorità locali, e devono organizzare delle scuole sotto le tende. Alcuni di questi riescono in qualche maniera a lasciare la Siria, e in questo senso bisogna dare atto a Sant'Egidio, che sta facendo un lavoro molto importante. Alcuni riescono ad andare in Libano e da lì a venire in Europa, altri riescono ad andare in Libano e da lì ad andare in Turchia, ma sono piccoli numeri. La maggioranza di queste persone vivono sotto le tendopoli nelle città della costa alawita. Ora, questa è solamente la Siria, e questo vi dà un'idea, apre una finestra, una piccola finestra, sulle sofferenze che i cristiani stanno patendo a causa dei jihadisti. Grazie, no, ci hai, secondo me, portato dentro in un modo che molti di noi non vivono quotidianamente. Non farò la solita osservazione: ma perché voi sui giornali non le raccontate? Perché in realtà voi le raccontate, magari siamo un po' distratti nel seguirle tutte le storie e spesso a suoi fatti. Però ecco, con questo dettaglio e su questi particolari non l'avevo mai sentito. La domanda che ti vorrei fare è questa, proprio restando sul tema a questo punto dei cristiani, visto che lo hai così ben approfondito. I cristiani sono una presenza in Medio Oriente secolare, si sono sempre considerati parte del Medio Oriente, quelli che vivono in quei paesi, e sono sempre stati considerati anche un elemento di equilibrio, di moderazione molto spesso. Ci sono sempre state famiglie musulmane che per esempio mandavano i figli alle scuole cattoliche perché ne apprezzavano l'educazione. Allora, l'interrogativo, al di là dell'orribile dramma attuale, all'interrogativo più ampio: se i cristiani via via sparissero dal Medio Oriente, che cosa perderebbe il Medio Oriente, oltre a essere un dramma per le famiglie che lo vivono? I cristiani costituiscono uno dei tasselli originari e più importanti dell'anima del Medio Oriente. Bisogna tenere presente che quando l'Islam nasce con Maometto nel 632, la maggioranza degli abitanti, la grande maggioranza degli abitanti del Nord Africa sono cristiani. Subito dopo vengono gli ebrei e i berberi, i musulmani non ci sono. E lo stesso vale per il Medio Oriente. L'Islam diventa la religione di maggioranza a seguito delle conquiste che gli arabi che si chiamano arabi perché provengono dalla penisola arabica, riescono a mettere a segno prima nell'attuale zona dell'Iraq e della Siria e poi in Nord Africa. Quindi i cristiani sono la popolazione più antica, assieme agli ebrei, del Medio Oriente e del Nord Africa. Nella stagione del nazionalismo arabo, che come dicevamo è iniziata dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, i cristiani hanno costituito il nerbo fondamentale degli stati che si sono formati, non solamente da un punto di vista produttivo, cioè costituivano sostanzialmente la borghesia, il ceto medio,
in Egitto, in Libano, in Giordania, in Palestina, in Siria, in Tunisia, ma anche da un punto di vista culturale e letterario. Penso ad esempio all'Egitto, cioè gli insegnanti nelle scuole. Tutto questo è stato un elemento fondamentale del successo, per quanto durato, della stagione del nazionalismo arabo. Ed è interessante notare che alcuni dei paesi che più questo lo hanno riconosciuto e elaborato, lo hanno messo nelle loro costituzioni. Ad esempio, recenti, ad esempio, nella Costituzione del Marocco, che è stata approvata nel 2013 da re Mohammed VI, è scritto nero su bianco che ci sono più identità originarie degli abitanti del Marocco, e una di queste è la cristiano-andalusa, perché viene collegata all'influenza della Spagna. Nel testo della Costituzione tunisina si fa esplicitamente riferimento all'identità cristiana e ai cittadini cristiani come residenti, come elementi della cittadinanza tunisina. E nella Costituzione egiziana, che è stata approvata 2 anni fa, l'accento è sull'elemento della cittadinanza e non della fede, proprio perché questo dà maggiore riconoscimento ai cristiani che vivono in Egitto, a cominciare dai copti, che sono circa 8 milioni. Tutto questo per dirvi che il tassello cristiano negli stati arabi non è secondario, ma ha, per riconoscimento stesso di queste popolazioni, un valore specifico molto alto per lo sviluppo delle singole società nazionali. E un'altra dimostrazione di questo viene dalla città di Amman. Amman, la capitale della Giordania, praticamente ha gran parte del proprio ceto imprenditoriale composto da cristiani. I cristiani in quanto tale in Giordania non possono fare la carriera pubblica, cioè non possono essere dipendenti dello Stato, non possono essere soldati, non possono fare i ministri, perché questo tutela la popolazione originale beduina, ma la conseguenza di questo è stato che la monarchia locale hascemita gli ha consentito di prosperare come comunità degli affari. E la spina dorsale dal punto di vista economico del regno di Giordania sono i cristiani. Questo è il motivo per il quale all'interno del mondo arabo musulmano sono molte le voci degli intellettuali musulmani che lanciano l'allarme sull'impatto che il jihadismo può avere, ovvero il jihadismo causa più danni alla società arabe musulmana, in primo luogo perché colpisce, reprime gli aneliti di libertà, la volontà di modernizzazione che nasce dall'interno dell'Islam. E questo è il primo danno strategico che i musulmani subiscono. Il secondo è la violazione dei diritti delle minoranze, a cominciare dai cristiani, perché questo contribuisce a gettare le singole società nazionali verso un passato dove a prevalere sono sottosviluppo, povertà e analfabetismo. La cosa che più preoccupa, o uno degli elementi di preoccupazione, è come anche in quei paesi arabi dove i jihadisti sono meno forti e meno presenti, in realtà l'atmosfera di pressione fondamentalista causa delle difficoltà per i cristiani. Vi faccio 2 esempi. Il primo riguarda proprio Amman. Io ho avuto la possibilità, perché mi hanno invitato, di andare a partecipare a un matrimonio cristiano ad Amman. È stata un'esperienza bellissima. Danze, canti, dolci, fantastico. Però poi a un certo punto gli anziani si sono riuniti in una stanza e hanno iniziato a parlare, a raccontare. Era alla vigilia della visita di Papa Francesco. E allora stavano discutendo a proposito di quale sarebbe stato l'impatto di qua e di là. A un certo punto parla della visita su di loro.
E a un certo punto parla uno dei più anziani e dice: ma il vero problema che noi abbiamo sono i discorsi che vengono pronunciati nella moschea di questo quartiere, che era dove si svolgeva ad Amman Sud il matrimonio. E io chiedo: perché, qual è il problema, che cosa dicono in questi sermoni? E questo, che era uno dei più anziani, ha detto: guarda, questi sermoni apparentemente non sono estremisti, non sono jihadisti, sono, diciamo, di tono moderato, però sono due o tre settimane che ogni venerdì l'imam, quando parla, conclude dicendo: e se voi siete buoni musulmani, non dovete acquistare nulla nei negozi dei cristiani. E questo personaggio, questa persona anziana, mi ha detto: dice, vedi, per come è strutturata la società giordana, che cioè noi fondamentalmente abbiamo dei negozi, abbiamo delle attività economiche, se davvero qualcuno lo ascoltasse e iniziassero a non comprare più i nostri prodotti, e questo sarebbe un danno collettivo significativo, perché comporterebbe il nostro impoverimento. E qui, come dire, la Giordania è uno dei paesi più vicini all'Occidente, più liberali al loro interno, dove i diritti dei cristiani sono rispettati, dove la comunità cristiana è florida, dove Papa Francesco è andato. Nonostante tutto, questa tendenza a un maggiore fondamentalismo si fa lentamente spazio, causando delle preoccupazioni. Come vedete, è un livello molto diverso da quanto avviene in Siria, ma comunque aiuta a capire l'atmosfera. E l'altro elemento sul quale riflettere è quanto avviene nei territori dell'Autorità Nazionale Palestinese, dove il governo dell'Autorità Nazionale Palestinese oramai è composto solamente, o praticamente quasi esclusivamente, di musulmani. Chiunque ha studiato la storia del movimento nazionalista palestinese sa che al suo interno, dai tempi di Arafat, c'era un'importante componente cristiana. Cioè Abbas, Awatme, cioè i cristiani hanno avuto un ruolo importante nel movimento di liberazione palestinese, nel movimento nazionalista. Uno può avere opinioni diverse, giudizi diversi sul movimento di liberazione nazionale dei palestinesi, ma comunque c'è stato, ha avuto un successo nella creazione dell'autorità nazionale palestinese e sin dall'origine aveva al suo interno un importante componente cristiano. Oggi, se voi andate a Betlemme, a Hebron, a Jenin, i cristiani nella struttura amministrativa dei palestinesi non ci sono più. Ci sono ancora in queste città, fanno i commercianti, ci sono le chiese, c'è tutto, cioè, come dire, esistono, ma nella struttura politica di governo dei palestinesi ci sono ormai solamente musulmani. Quando io ho chiesto ad alcuni commercianti a Betlemme, sulla piazza che voi tutti conoscete, la Mangiata, ma che cosa è successo, e loro mi dicono: il vero problema è che questo vento di islamizzazione ha tutta una serie di conseguenze. Una delle quali è che a impegnarsi sempre più in compiti che hanno a che vedere con la politica, l'amministrazione, sono persone che hanno un'identità islamica pronunciata, o che in ultima istanza sono musulmani. Sono tutti elementi di tenore diverso, come vi ho detto, che però aiutano a capire qual è la situazione sul territorio. Io non credo che noi siamo al capitolo conclusivo della presenza dei cristiani in Medio Oriente. Credo che i cristiani in Medio Oriente continueranno a esistere, a rafforzarsi. Ci sono alcune zone, come lo Stato di Israele, dove aumentano di numero, hanno organizzazioni consistenti, si moltiplicano come comunità, ma non solamente, penso ad esempio all'Egitto, al Marocco, alla Tunisia. Non siamo al capitolo conclusivo. Stiamo però attraversando una fase di estrema, terribile difficoltà. Grazie. Torniamo all'ISIS. A Palmira, tra le rovine di Palmira, ieri o l'altro ieri c'è stato questo concerto dell'orchestra di San Pietroburgo, che già dice della presenza dei russi in Siria. Quelle che erano rovine in mano all'ISIS sono tornate in qualche maniera a essere visibili e in collegamento anche con un evento culturale. A Ramadi l'ISIS sembra si è ritirato, lasciando anche un po' di rovine. Sembrano esserci segnali di una qualche difficoltà dello Stato islamico, e nello stesso tempo si parla di
migrazioni magari dell'ISIS verso la Libia, dove invece sembra essere molto più attivo che in passato. Qual è la tua analisi? È in difficoltà? Si sta semplicemente cambiando lo scenario? Serve a qualcosa, è servito a qualcosa l'intervento della Russia, che è sembrato molto più mirato contro i ribelli anti-Assad che non contro l'ISIS? Che cos'è che ha cambiato la dinamica in questo periodo? Non c'è dubbio che ISIS in questo momento è in una fase di difficoltà. La sovrapposizione fra le operazioni militari della coalizione guidata dagli Stati Uniti e delle forze russe filo Assad in Siria hanno messo ISIS sotto pressione. ISIS è in difficoltà anche in Iraq, esattamente perché i suoi avversari sono sempre più efficienti, e ISIS è in difficoltà anche sul fronte delle risorse economiche, perché l'amministrazione Obama negli ultimi 6 mesi è riuscita con sempre maggiore efficacia a intercettare e bloccare i flussi di denaro verso lo Stato Islamico. Il paradosso però è che nonostante questi smacchi, queste difficoltà, ISIS continua comunque a esistere come Stato nella zona fra l'Iraq e la Siria, e soprattutto sta riuscendo a spostarsi in Libia. C'è chi dice che lo spostamento di miliziani di ISIS dalla Siria e l'Iraq alla Libia è proprio un risultato del suo indebolimento in queste regioni, ed è verosimile che sia così, e la zona nella quale si stanno concentrando in Libia è quella di Sirte, che come voi sapete è l'ex città della famiglia di Gheddafi, che si trova a metà fra la Cirenaica e la Tripolitania. A Sirte ISIS sta facendo confluire un numero considerevole di propri seguaci miliziani o terroristi, chiamateli come volete. Al momento la valutazione più prudente è che dispongono di circa 4.000 uomini, che sono in gran parte tunisini e in gran parte nigeriani, cioè sono arrivati in Libia da 2 paesi confinanti con la Libia. La cosa interessante è che dalle intercettazioni fatte dall'intelligence americana viene fuori che è stato il califfo Abu Bakr al-Baghdadi a ordinare ai propri seguaci in Africa a dirgli: andate in Libia e non venite più in Siria o in Iraq. Questo da una parte è una missione delle oggettive difficoltà che stanno incontrando in Siria e in Iraq, ma dall'altra conferma la scelta strategica di puntare sulla Libia. A Sirte il califfato sta creando un enclave, cioè una zona territoriale ben definita, strutturata in maniera molto simile al califfato fra Siria e Iraq, ovvero ci sono amministrazioni locali, distribuzione di acqua potabile, distribuzione di pane, scuole coraniche per bambini e per bambine, campi di addestramento. Tutto questo fa sì che il califfato di fatto è a 1.5 ore di volo dal territorio del nostro paese. Avere un enclave del califfato nel bel mezzo del Mediterraneo pone tutta una serie di minacce strategiche non indifferenti. In primo luogo perché può attirare volontari jihadisti dagli altri paesi dell'Africa. Come voi sapete, la Libia è in una posizione strategica, confina con 9 paesi africani, quindi può ricevere volontari da più fronti, quindi innanzitutto si può rafforzare. In secondo luogo possono compiere o moltiplicare azioni terroristiche verso gli stessi paesi confinanti. I primi a temere o ad aver forse già subito queste azioni terroristiche sono l'Egitto e la Tunisia. Il terzo vero pericolo è che ISIS, potendo controllare Sirte e almeno 220 km di costa attorno a Sirte, possa iniziare azioni di pirateria nel Mar Mediterraneo. Non c'è nessun dubbio sul fatto che la NATO disponga di sistemi di difesa in grado di identificare subito potenziali minacce sulle rotte. È vero, tuttavia, che quando i pirati si muovono su piccoli barchini possono gestire traffici, realizzare azioni offensive e sostanzialmente creare una zona di instabilità
nel bel mezzo del Mediterraneo, dove passano le rotte che da Gibilterra portano a Suez, ovvero lungo le quali passa gran parte del commercio internazionale. Tutto questo per dirvi che, seppur indebolito, il califfato continua a porre dei problemi molto seri alla sicurezza di tutti noi, soprattutto dalla Libia. Ecco, uno dei luoghi da cui dove sono arrivati apparentemente esponenti dello Stato Islamico dopo aver lasciato la Siria è l'Europa, nel senso abbiamo ormai esempi di ragazzi cresciuti nelle nostre città, andati là ad addestrarsi, tornati indietro per compiere quello che abbiamo visto nei mesi scorsi, la terribile notte di Parigi, la terribile mattina di Bruxelles sono ancora fresche nella memoria di tutti. Torno alla domanda un po' iniziale, qual è il livello di pericolo che ragionevolmente ci dobbiamo aspettare nelle nostre città? Tu hai già parlato di una presenza dell'ISIS a un'ora e mezzo da noi, però c'è un ISIS che in qualche maniera, o un'ispirazione dell'ISIS che entra già probabilmente anche nelle nostre città. Non si tratta di far terrorismo a nostra volta da un punto di vista anche psicologico, ma ragionevolmente alla luce di quello che abbiamo visto, che cosa dobbiamo temere? Ti ringrazio, Marco, di questa domanda, perché consente di aggiungere un tassello importante nella descrizione del nemico. La stima dei servizi antiterrorismo europei è che il numero di volontari europei nei ranghi dello Stato Islamico si aggiri attorno ai 6-7 mila. Per capire di che cosa stiamo parlando, bisogna leggere i verbali che le polizie, soprattutto di Francia e Gran Bretagna, che sono i paesi che hanno registrato il maggior numero di jihadisti locali, hanno redatto sulla base di interrogatori di alcuni di loro che sono stati catturati o delle testimonianze dei familiari. Ora, noi stiamo parlando di cittadini europei, cioè nati in paesi europei, che hanno fra i 16 e i 24 anni. Se noi leggiamo i testi dei rapporti delle polizie francese e britannica, molto spesso narrano di conversioni al jihadismo, questo è il termine, avvenute all'interno di gruppi familiari. Ora, quando nella nostra formazione culturale, no, quando noi usiamo il termine conversione, a che cosa pensiamo? Pensiamo a un processo personale, lungo, difficile, tormentato, che può prendere mesi, anni, che coinvolge l'identità dell'individuo, tutta la sua famiglia, che uno può iniziare, può fermare, può tornare indietro. Sostanzialmente un percorso difficile nei confronti del quale nutriamo rispetto, proprio per quello che coinvolge nelle decisioni dell'individuo. Ora, le conversioni alla jihad avvengono nell'arco di pochi giorni. Cioè stiamo parlando di ragazzi giovani che vedono su un video in televisione o su internet un efferato episodio di violenza, cioè non so, una decapitazione, una mutilazione, un episodio ripugnante, e anziché patire e identificarsi con il dolore della vittima, si identificano e vogliono essere colui che perpetra la violenza. Quindi stiamo parlando di dei giovani che 16 anni che vedono questi video e questi video vedono degli atti di violenza e dicono: io voglio essere colui che commette l'atto di violenza, e diventano jihadisti. Ora, sono nel 90% dei casi musulmani che scelgono di diventare jihadisti, e nel 10%, 8%, dipende, ci sono gradi diversi da paesi diversi, di cristiani che scelgono di diventare musulmani e jihadisti per la stessa ragione. Ora, stiamo parlando di giovani europei,
nati e cresciuti in Europa. Molto spesso all'interno di famiglie di immigrati, protagoniste di successi sociali ed economici all'interno delle loro comunità. Non stiamo parlando di, nella maggioranza dei casi, ci sono sempre le eccezioni, non stiamo parlando di persone che esprimono un disagio sociale, che vengono da famiglie povere, dove non c'è il cibo, dove non c'è il lavoro. Non è questo. Cioè, Aksa Mahmood, una ragazza di 24 anni, figlia di una famiglia di pakistani di Glasgow, nata a Glasgow in Scozia, in uno dei quartieri migliori di Glasgow, perché la famiglia di seconda generazione britannica era riuscita a passare dal quartiere più povero a quello più abbiente, riuscendo a mandare lei nella scuola migliore della città, e che a 24 anni sceglie in 48 ore di lasciare la famiglia, la città, gli studi universitari per andare a Raqqa, capitale del califfato, e diventare il capo delle donne che sorvegliano le schiave che vengono date in pasto ai jihadisti. Di questo stiamo parlando, di una ragazza britannica di 24 anni che lascia la famiglia e gli studi per andare a guidare un corpo di gendarmi femminili, jihadiste, che gestiscono le schiave, le prendono dalle celle e le danno in pasto ai jihadisti affinché le possano stuprare. Ora, poiché non è un fatto singolo, ma stiamo parlando di migliaia di individui europei, nati e cresciuti nei nostri paesi, che hanno i nostri documenti e che possono circolare liberamente nelle nostre società, ci dobbiamo chiedere che cosa sta avvenendo. La prima cosa da dire è che si tratta di gruppi estremamente minoritari che nulla hanno a che vedere con le comunità musulmane in Europa. In Europa, dalla Germania all'Oceano Atlantico, vivono circa 13 milioni di musulmani e qui stiamo parlando di poche migliaia di persone. Quindi non bisogna confondere questi giovani jihadisti con le comunità musulmane ed immigrati che vivono nei nostri paesi. Primo elemento. Il secondo elemento però è che cosa avviene, perché si trasformano in jihadisti. Sulle basi di quello che noi sappiamo è di fatto l'identificazione con la violenza che li spinge, cioè l'amore per la violenza, l'idea di poter essere più potenti del prossimo esercitando la violenza contro il prossimo. Ciò che conta per loro, e in questo hanno ragione i musulmani a dire che non sono musulmani, che violano il Corano, perché il Corano non professa nulla di tutto ciò, sono sostanzialmente delle persone che credono nella violenza allo stadio puro e che vedono nella possibilità di fermare al prossimo una possibilità di affermare se stessi. Ed è un contagio di tipo ideologico totalitario. È la più moderna ed efferata forma di totalitarismo che noi conosciamo. Certo, è un totalitarismo diverso da quelli del Novecento. Nel Novecento i totalitarismi che hanno afflitto e flagellato l'Europa, il nazifascismo e il comunismo sovietico, erano figli di grandi partiti di massa, sostanzialmente erano antireligiosi. In questo caso invece non si tratta di un movimento di massa, ma si tratta di azioni di singoli che si ispirano in maniera errata, ma si ispirano a principi di tipo religioso. Ma il risultato è lo stesso, una forma di totalitarismo che noi dobbiamo riconoscere come tale al fine di sapere chi dobbiamo combattere. Ed è certo molto più difficile perché si tratta di individui singoli, non di gruppi organizzati, che scelgono singolarmente di appartenere a un'ideologia che professa e si identifica fondamentalmente con la violenza. È interessante notare che i servizi antiterrorismo di più paesi alle prese con questo fenomeno stanno maturando la convinzione che la difesa più importante, cioè l'antidoto per difendersi da questo nuovo nemico, sono le famiglie,
cioè coinvolgere le loro famiglie, perché in effetti chi per primo paga il prezzo di queste conversioni lampo alla jihad sono i familiari, i genitori, i fratelli, i fidanzati, i mariti, i figli, perché sono quelli per i quali la vita viene stravolta. Riuscire a contattare le famiglie dei potenziali jihadisti e ad anticipare simili situazioni è il grande sforzo che in questo momento in più paesi viene fatto, ma è, come voi potete immaginare, di una difficoltà veramente improba. È vero che ogni volta che le democrazie si trovano ad affrontare dei totalitarismi, all'inizio hanno difficoltà a trovare la ricetta giusta, perché sono democrazie per definizione. Io ho fiducia sul fatto che alla fine anche questa forma di totalitarismo sarà sconfitta, ma sono consapevole dell'estrema, estrema difficoltà del momento. Ora, io ti farei altre 25 domande, ma so che prima o poi ti dobbiamo anche mollare, e allora te ne farei, se posso ancora, Donata, due insieme, così guadagno tempo e poi chiudiamo e ti lasciamo andare. La prima è questa: qui ci sono anche un po' di persone con i capelli bianchi e mi immagino che per decenni, quando parlavano del Medio Oriente, sentivano sempre parlare della questione israelo-palestinese, del rapporto tra israeliani e palestinesi. Oggi non sembra più essere centrale come prima. Tu hai parlato prima dell'autorità nazionale palestinese, però ecco, dall'ex corrispondente da Gerusalemme vorrei una valutazione che ci aiuti a capire che è successo di quel processo di pace. Abbiamo rinunciato, è una cosa che non si può raggiungere. L'idea che la Palestina come nazione riconosciuta in alcune istituzioni possa esistere in futuro è ormai accantonata. Sembra tutto essere passato un po' in secondo piano rispetto a tanto altro. E la seconda domanda che è collegata a questa è l'America. E qui devo andare anche sull'ex corrispondente dagli Stati Uniti. Ci avviamo verso una elezione presidenziale che lascia abbastanza perplessi. L'America ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel decidere il futuro del Medio Oriente e quindi ci si aspetta che anche la prossima amministrazione in qualche maniera, nel bene o nel male, lo abbia. Che cosa ti aspetti da queste elezioni? Allora, incominciamo dal Medio Oriente. Io per 2 anni ho vissuto a Gerusalemme con l'ufficio a Ramallah, quindi facevo un po' avanti e indietro fra Israele e territori palestinesi. È interessante che negli ultimi tempi, sostanzialmente dall'indomani della proclamazione del califfato da parte di Abu Bakr al-Baghdadi il 29 giugno 2014, i giovani palestinesi hanno espresso una preoccupazione in crescendo nei confronti del califfato. Per capire il perché bisogna tenere presente che la società palestinese è fondamentalmente una società laica. All'interno del mondo arabo sono probabilmente assimilabili ai tunisini, nel senso che è una società dove le donne hanno i pantaloni, dove si va al cinema, dove c'è la musica dal vivo, dove si gioca in pantaloncini, cioè dove ci sono le banche che pagano gli interessi in maniera diversa da come avviene negli stati islamici. Cioè la società palestinese è una società laica. Non solo, ma Ramallah, capitale dell'autorità nazionale palestinese, è una città che, grazie a una pace di fatto con Israele, sebbene non riconosciuta nei trattati, sta attraversando un vero e proprio boom economico. Ci sono le spa, i ristoranti, gli hotel. Cioè, io vi invito, se vi capiterà, se per caso qualcuno di voi dovesse andare a Betlemme o Nazareth a fare un salto a Ramallah, perché basta mezza giornata, i negozi di cosmetica, di high tech, basta mezza giornata a Ramallah per capire quanto effervescente, laica e avanzata è la società palestinese. Tutto questo per dire che per chi vive a Ramallah, il vero nemico, la vera minaccia oggi non sono più gli israeliani, ma sono i jihadisti. Perché? Perché i jihadisti sono contro tutti gli stati arabi, perché vogliono creare un grande califfato panislamico. E quindi, oltre a distruggere la Siria, l'Iraq, la Giordania e il Libano, non hanno nessuna intenzione di costruire uno Stato palestinese. Non solo, ma sono presenti lì dove riescono a infiltrarsi, nelle moschee, soprattutto a Hebron, e professano un'idea di Palestina che è islamica.
al punto tale che in quella parte di territori palestinesi che sono governati da Hamas, cioè a Gaza, e Hamas è un'organizzazione fondamentalista islamica, ISIS, i jihadisti, contestano a Hamas di essere laici. E volete sapere perché? Perché Hamas consente di fumare. Cioè, se voi state a Gaza, non c'è alcol, ma si può fumare. Si può fumare in strada, al ristorante. Per ISIS, fumare equivale a consumare alcol. Quindi, Hamas consente di fumare a Gaza? Sono degli infedeli. Ora, tutto questo per spiegarvi che quanto sta avvenendo all'interno del mondo arabo-palestinese fondamentalmente è la consapevolezza che il nemico che sta arrivando, e quello più pericoloso, è un nemico che arriva sulle ali della jihad. C'è una coincidenza in questo con la percezione che molti israeliani hanno della loro sicurezza. Paradossalmente, sebbene israeliani e palestinesi restano divisi dall'interpretazione dei trattati di Oslo del 1993 e quindi incapaci di raggiungere un accordo di pace definitivo, in realtà oggi sono accomunati dallo stesso nemico. Perché ISIS, come vuole distruggere lo Stato di Israele, vuole impedire ai palestinesi di avere il loro Stato per sottometterli al califfato islamico. Quindi, per paradossale che possa sembrare, ma in realtà oggi israeliani e palestinesi sono più vicini di quanto non lo siano stati in passato. Perché in Medio Oriente, che è un mondo molto diverso dall'Europa, quando uno ha una minaccia comune, di fatto tende ad aggregarsi. È vero che in questo momento palestinesi e israeliani non hanno leader politici che sembrano capaci o determinati a cogliere questa opportunità di fatto di alleanza contro ISIS, ma nella sostanza sul terreno questo è quanto sta maturando. Negli Stati Uniti, che tu conosci meglio di me, Mark, ciò che a me colpisce, vi dico questo, io ho studiato un po', ormai vivo qui a Torino assieme a voi, questo movimento, la vera novità è il movimento di Trump, e il movimento di Trump è un movimento antisistema, esattamente come antisistema sono molte forze politiche presenti in molti paesi europei, Italia compresa, e sostanzialmente sono forze politiche che contestano l'establishment e propongono un cambiamento di tipo radicale. Però devo dirvi che se noi andiamo a vedere cosa dicono i sostenitori di Trump e cosa dice Trump medesimo, c'è una differenza fra il movimento anti-establishment negli Stati Uniti e la sua declinazione in Europa. E la differenza è che i sostenitori di Trump, pur feroci contro Washington, feroci contro le istituzioni, contro la classe politica, e con un linguaggio che molti di noi conoscono ambientato in altri paesi, in ultima istanza, nel loro linguaggio, quello che loro vogliono fare e dire è rendere l'America un posto migliore. Cioè, in ultima istanza, anche il movimento più ostile al governo americano esprime una forma di orgoglio di essere americani. E questo significa che chiunque vincerà nelle elezioni negli Stati Uniti, che sia Hillary o che sia Trump o che sia qualcun altro, alla fine affermerà un'idea di America tesa a rafforzare l'America stessa. Io credo che all'origine di questa diversità ci sia la diversità di rapporto fra cittadini e istituzioni, fra l'America e l'Europa. Noi siamo così simili, ma in realtà così diversi. In America l'americano sa che la propria nazione è più importante ed è più grande del proprio governo. Se tu sei americano, se tu ami l'America, tu sei protagonista del tuo paese, tu puoi cambiare il tuo paese, anche se tu disprezzi il tuo governo. Non c'è identificazione fra governo e nazione. Il governo federale, il governo di Washington può essere giusto, può essere sbagliato, ma ciò che tu ami, ciò che tu senti profondamente è la tua nazione.
E in questo l'America è una grande sterminata democrazia della quale tutti noi continuiamo ad avere bisogno, perché le comunità, le persone, le nazioni sono più importanti dei loro governi. Adesso ti ridò la... No, è che era inevitabile che finissimo sull'America, ci dovete scusare, che in realtà io e lui adesso facciamo due lavori molto belli, ma ci manca tantissimo la possibilità di andare a raccontare questa campagna elettorale, ne abbiamo raccontate molte e cioè, quella nostalgia è rimasta. No, volevo semplicemente, poi lascio la parola a Don Attanasio, dirvi che mi sembra che la cosa che vi dicevo all'inizio, avete una grande opportunità di ascoltare un'analisi su ciò che sta avvenendo nel mondo a un livello praticamente top per l'Italia, sia stata confermata da ciò che il direttore Molinari ci ha raccontato, dalla profondità e dal dettaglio anche di quello che ci ha spiegato su ciò che sta avvenendo e che a volte vediamo soltanto un po' a pezzi. Ovviamente avete anche la possibilità di approfondire ulteriormente le cose che ci stava dicendo leggendo i suoi libri, l'ultimo lo abbiamo anche qua in vendita, e i suoi libri, oltre che l'editoriale sulla stampa e ciò che la stampa racconta sul Medio Oriente, vi danno la possibilità di continuare questo dialogo di stasera. Vorrei di nuovo, e lascio poi la parola a Don Attanasio, un applauso per il direttore Molinari.